Nelle ultime ore ennesimo attentato ad un'agenzia immobiliare di San Severo. La capitanata, lei ha detto, sotto questo aspetto è allo sbando. Assolutamente allo sbando. Qui siamo alla mercé di questi delinquenti a tutti, di tutti e tutti i livelli. Abbiamo Cerignola, abbiamo addirittura autobus che vengono saccheggiati, abbiamo la cittadina di San Severo che è sotto assedio, Foggia non scherza, il Gargano, Vieste ha avuto addirittura già 2 omicidi, quindi siamo assolutamente tutti allarmati. Io con il mio movimento abbiamo portato avanti, stiamo portando avanti la richiesta della DIA in provincia di Foggia, abbiamo una risoluzione ferma in commissione antimafia da quasi un anno a questo punto e da ottobre io aspetto in consiglio regionale di discutere la mozione. Emiliano continua ad andare in giro per i salotti televisivi, quindi non andiamo avanti, come dire, tutti i processi o tutti i nostri atti anche regionali sono quasi tutti bloccati, aspettiamo di poter votare questa mozione e aspettare, quindi può far sì che anche Emiliano a Roma possa con il voto favorevole della mozione sbattere insomma, i pugni per richiedere almeno la DIA a Foggia. Probabilmente non sarà la risoluzione, però sicuramente potrebbe essere un'arma in più che i cittadini potrebbero avere al loro fianco.